Amici e amiche di Play With Prince, oggi proveremo insieme un gioco uscito qualche tempo fa che è di sicuro tutto fuorché ordinario. Sto parlando di Gridventory, un particolare RPG misto a un punta e clicca. Che mix davvero strano, ragazzi. Oltre ad avere una grafica in pixel art deliziosa, il titolo promette tanta esplorazione, combattimenti brutali e tanto umorismo. Non facciamoci ingannare però, perché a quanto pare, nonostante l'atmosfera scansonata, Gridventory presenta un certo grado di difficoltà. Come recita la descrizione del gioco, infatti, l'unica cosa tra noi e una morte imbarazzante è il nostro mouse. Fatte le dovute presentazioni, io direi come al solito di non indugiare oltre e andiamo a scoprire subito questo particolarissimo titolo, ma prima, sigla! Oh, eccoci al menu, ovviamente l'italiano nemmeno a pagarlo, andiamo a fare subito start game, profilo 1, lo chiamiamo Te Prince e via! Sì, tutto standard. Ok, ragazzi, godiamoci la cazzina iniziale. Ovviamente cercherò di riassumervi un pochettino quella che è la storia. C'è quest'eroe del reame con la sua crociata contro le ombre, contro il male. Vabbè, classici cliché. Antichi artefatti terribilmente potenti. Vabbè. Sul Monte Fato, qua è andato addirittura. Oggetti magici potentissimi, sì, insomma tutta la solfa fantasy, ragazzi. Io credo che la narrativa in questo gioco lasci il tempo che trova, Regardless of the magnitude of its power, the common folk did not know better than to bow to the will of the first hero. Va bene, andiamo avanti. Oh, c'è una fratellanza oscura, guardate quanto sono belli con queste maschere. Safeguarding the realm ever since. Che sorvegliano il reame. Poi abbiamo questo avventuriero, Guercio, con l'anellino all'orecchio che è stupendo. Ok. This will not stand any longer, my simple-minded yet able-bodied nephew. E c'è un nipote, questo avventuriero, che siamo noi, scommetto. Certo. E ci hanno messo il secchio in testa, ragazzi. È il secchio della mondezza. Intanto abbiamo tipo un imp sulle spalle, l'avevo visto già dal trailer. For power, mi piace proprio l'inglese di questo tizio. Proprio lui è British, eh? Comunque ci ha buttato fuori di casa così a calci, Gridventory intanto, che poi che vuol dire Gridventory? Grid è tipo avidità, Ventory verrà da inventario, per cui... Ah, io mi aspetto anche tanto loot, quindi Gridventory, boh. Staremo a vedere. Intanto il gioco inizia così, un contesto proprio fuori di testa, delle premesse fantasy veramente assurde. Io credo che chi ha sviluppato questo gioco, anche solo per il concept, si fa di roba buona, ma di quella bella proprio fresca. Intanto il tizio ci dice: non hai avuto abbastanza, hai cazzeggiato per troppo tempo, quindi adesso è l'ora che trovi la tua strada, che fai il tuo percorso. E sta arrivando un circo in città per mettere su uno show. E questi della fratellanza di sicuro arriveranno al circo, va bene. Ok, allora con A e D da tastiera andiamo a sinistra e a destra, col mouse muoviamo il nostro indicatore della mazza e poi vedo che con Tab abbiamo l'inventario, gli oggetti, sì, e abbiamo il gear, proprio con gli slot di armamenti, l'inventario e questa roba qua. Qui abbiamo la salute, la stamina, la scheda del personaggio, forza, agilità, intelligenza, in puro stile GDR. Qui abbiamo gli anelli, il resto dell'equipaggiamento. Ok, tutto molto standard. Allora, tasto sinistro del mouse per fare un attacco veloce. Possiamo rompere, per esempio, questi vasi anche a distanza, vedete, possiamo colpire. Se lo teniamo premuto il tasto sinistro possiamo fare un attacco caricato, ecco qua, che ci permetterà di aprire questo passaggio. Molto bene. Questo è un manicheno, ma è animato, è demoniaco. Da tanto tempo che non ci si vede. Chi va là? Ci risponde. Quindi parla pure. Ok. Mi dispiace, io ero perso nei miei pensieri. Questo è il vecchio Albert. Si chiama Albert? È bello vederti, imp. Quindi sì, è un imp a tutti gli effetti questo bagarozzo. E stiamo partendo per un'altra avventura? Aspetta un attimo, Albi. Il mio nuovo amico, che saremmo noi, ha bisogno di far pratica con le sue tecniche. Che cosa?
Quindi, per applicare il sanguinamento, tieni premuto W e menalo di mazzate, praticamente col tasto sinistro del mouse. Così, come può sanguinare un manichino, ragazzi? Ehi, Imp! Non te l'ho già detto? Che cosa? Non sono più un manichino di addestramento! Ah, e diventa Mazinga, ragazzi! Sacro dado! Blocca! Come si blocca? Allora, tieni premuto il tasto destro del mouse e muovilo dove l'attacco arriva, dove c'è questo simbolo, praticamente, per bloccare. Non sto bloccando una chip, ragazzi, non ho capito. Forse dobbiamo farlo con tempismo, ok? Così. Bene. Continua con una mossa più complessa. Quello intanto si incazza. Parry, addirittura. Quindi, per parare, bloccalo allo stesso tempo. È quello che ho fatto prima. Ok? L'ho fatto? Sì. No. L'ho fatto a metà. Dai, uno l'ho mezzo parato e uno l'ho parriato. E uno e due. No, l'ho solo bloccato ma non l'ho parriato. E uno. Ah, non sei così inutile come pensavo, ci dice Limp. Mortacci due. Adesso il contrattacco, niente di meno. Allora, il parry può stannare l'avversario. Quando lo fai, tieni premuto per un attacco pesante, così. 112, alla faccia. Albert, tutto bene, amico? Io credo di aver reagito male. Oh no! Ho fatto male a qualcuno! Ci hai uccisi, entrambi, dice Limba, perché non ci vede. Oh no, 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 poverino, l'abbiamo traumatizzato. Cosa ho fatto? Grazie mille, Albi. Ma no, ma diglielo, quello poverino pensa che ci ha ammazzati. Tu e i tuoi stupidi scherzi, Imp, ancora. Abbiamo trollato il manichino. Ciao, Albi. Non andare da nessuna parte, è come se potesse, c'è un palo infilato su per il... Allora... pagina del codex aggiornata. Quindi tu sei il mio nuovo eroe, vero? E noi gli possiamo rispondere suppongo, o tu sei il mio nuovo imp, o che ne dici se ce ne andiamo? Direi che è ora. Ok, avventure, stiamo arrivando. Ok, andiamo avanti. Qua vedo che in basso a destra abbiamo una piccola pozione di cura che possiamo usare, penso, sia cliccandoci che con il tasto 1 da tastiera. E ragazzi, per ora il gioco mi sembra veramente interessante, cioè è un concept che veramente non avevo mai esplorato prima, un punta e clicca che mi ricorda più che altro un'avventura grafica mista a un GDR, anche di Dark Souls, se vogliamo, non mi linciate, ma è così. Allora, qui abbiamo un polpo del pesce, adesso le mie mani puzzano. E che ti aspettavi, dice giustamente Limp. Avrebbe aggiunto pure coglio. Allora, bello, qua siamo in città, ci sono queste taverne, queste abitazioni. Fanatix, dannata fratellanza, come ha fatto il mio negozio a rompere le loro regole? Boh. Allora, qui c'è il circo, però possiamo anche proseguire oltre che andare di qua. Qui c'è un cane. Oh, non toccare quella cosa. Allora, accarezza il cane, accarezzalo due volte, accarezzalo tre volte. Io direi di accarezzarlo tre volte. Il cane, il versi di cane più felice del mondo. Ok, qui c'è intanto un tizio col culo mezzo de fuori. Perché mai sposato se sei sempre ubriaco? La bellezza è nell'occhio di chi tiene la birra, cara. Ma che linea di dialogo, ragazzi. Intanto qui ci sono due brutti ceffi e stanno facendo forse affari un po' loschi. E noi stiamo ascoltando i loro dialoghi. Fammi ascoltare cosa dicono, dice intanto Limp. Stai lontano e ascolta. Ok? Stanno parlando di affari un pochino così da mercato nero, mi sa, della fratellanza. Non parlare così forte, vecchio, che mi pare braccio di ferro, questo è proprio lui. E intanto... penso che stessero parlando di qualche altro posto, non Gridfort. Sono curioso. Curioso. Ehi, di laggiù, comprate qualcosa? Ah, quindi è uno shop, è un mercato nero a tutti gli effetti. Di certo, fammi vedere un po' cos'hai. Dai un'occhiata.
Ok, quindi ci vendete la roba, ma i nostri soldi non stanno, credo che siano questi, abbiamo zero, per cui ti possiamo pagare con in natura o con degli sputi, li accetti? Mi sa di no, per cui niente da fare, per il momento possiamo solo andare via. Va bene, ragazzi, il gioco sta funzionando, qui vedo che abbiamo pure delle abilità, delle passive, non lo so, questo è forse dato dall'anello, o questo è il sanguinamento, vabbè, andiamo verso il circo. Allora, questo è il proprietario del circo che sta parlando con questo sottoposto. Ma io, ragazzi, ne sono appena uscito vivo da questa roba che è successa. Ok, crederesti che il circo ha un'atmosfera del genere? E voi chi cavolo siete? Parliamo col ciccio amico qui. Saluti! Ci piacerebbe offrire il nostro aiuto per un'ora del tuo tempo, della tua necessità, non ho capito, vabbè, aiuto, eh? Allora, non sembri come uno di quei massini della fratellanza. Esatto, quindi che è successo? Ah, un piccolo inconveniente. È una lunga storia. Vai dietro le gabbie e scoprilo da solo. D'accordo, io ho notato, ragazzi, ah, usa questo e ci dà... sedativo per bestie, polvere di sedativo per bestie. Vabbè, ho notato che praticamente il nostro personaggio non parla, ma Limp parla per noi, fa le nostre veci. Che non faccia anche le nostre feci, perché... vabbè, battulaccio. Che è un mimic, ragazzi, che sta parlando. Il povero bastardo, che ha detto? Intanto sta vomitando monete d'oro. E se ne va. Blablabla. D'accordo. Va bene. Qui intanto c'è un ragazzino che si sta nascondendo. The Magic Man smells funny. L'uomo magico odora strano, non mi piace. Vabbè, intanto noi proviamo a raccogliere i soldi, ce li fa raccogliere, quindi va bene. Ma io voglio vedere una cosa, possiamo menare molte cose, ma possiamo menare anche noi stessi? Sì! Oddio, ci facciamo male, guardate, perdiamo la stamina e la salute. Ok, suoni di magical nature, di natura magica. Possiamo esaminare un po' di tutto col mouse, carino. Raccogliamo l'oro. Questa che sta facendo la pipì qua dietro, no? Sta sbirciando dietro al telone. E qui abbiamo un pagliaccio abbastanza scary, abbastanza inquietante. È hit a tutti gli effetti, se non fosse che è un po' grassottello, ma non facciamo body shaming al pagliaccio. E non è che l'abbiamo fatto incazzare perché gli abbiamo rotti il palloncino, eh? Raccogliamo altro oro da questa parte, anche questo. Vediamo un pochettino, dove è andato quel mimic? Io ho paura di affrontarlo in effetti, perché i mimic da che mondo è mondo sono abbastanza ostici. Però, ragazzi, la strada è finita, il mimic non si trova. Ah, possiamo andare di qua, ok. E proseguiamo. Oh oh, delle bestie di Satan, sono delle serpi? Siete di serpe verde? Oh, l'ho stannato, facciamogli l'attacco pesante. Olè, l'abbiamo massacrato. Ci hanno avvelenati, ragazzi. Ok, di nuovo un altro attacco pesante. Due perri, due contrattacchi e GG, non è morto. Ok, no, ragazzi, non sono riuscito a fare il perri a questo qua. Ci sta facendo veramente la bua. Riproviamoci. Intanto lo meniamo un po', mentre lui non attacca. Perché no. Ok, attacco pesante e via. Tornatene da dove sei venuto. Ma sono morti? Sì o no? Usa il sedativo premendo quick bar, quindi... ah, il 2. Così. E 2. Ok. Il tasto 2, ragazzi, sta qua in basso a destra. Sedativo per animali. Vabbè. Questa non la possiamo rompere. È tutto imbrattato di sangue, intanto. Qui c'è il pagliaccio. Lo sapevo che dovevamo affrontarlo. Che è sto schifo, no? Allora. Ok, l'ho perriato e l'ho pure attaccato. Becca di questo. Intanto mi ricordo che con W potevamo fare gli attacchi di sanguinamento, per cui... non so come un pagliaccio possa sanguinare, ma noi lo meniamo fregandocene. È morto? Attacco pesante? Niente, è andato, però non... dobbiamo usare il sedativo anche con lui, non credo. E invece sì. Vabbè. Atto farro, ci dobbiamo avvicinare per aprire questo. Abbiamo raccolto il cappello del padrone della bestia. Ce lo mettiamo. Ah, però guardate che carino. Lo mette proprio praticamente, fisicamente lo vediamo. Questa cosa mi piace un botto. Abbiamo una piccola pozione di cura che abbiamo visto anche prima, che ci cura, però vorrei vedere di quanto. È una pozione di cura, stranamente cura, guarda un po', è abbastanza piccola.
Allora, io non vorrei usarla ancora. Ancora, ragazzi. Ancora non vorrei usare questa pozione perché. Vabbè. Non la vorrei usare ancora perché comunque non ci mancano troppi punti. Per cui direi conservarla. Fermati, non posso vedere più lontano di così. E ti insegnerò come ti curi. Ah, quindi ci dobbiamo curare per forza. Allora, usiamo la pozione su di noi, immagino. L'abbiamo usata? No, l'abbiamo buttata. L'abbiamo buttata a terra? No, allora aspettate. Prendi tutto. L'abbiamo presa? Che fine ha fatto però? Allora aspettate che mi sto a perdere. Allora prendiamo e la mettiamo qua. Perfetto. Poi premiamo semplicemente uno, mi sa. Esatto, ci curiamo. D'accordo. Meno complicato di quello che pensassi. Allora, applica ed amplifica il sanguinamento con attacchi ripetuti con W. Così. Lo stiamo facendo. Tieni premuto Q e fai un attacco pesante mentre il nemico sta sanguinando per fare una cura vibratoria. Ok. Beh, dai, no, no, niente Perry, non ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Meniamolo, meniamolo, meniamolo. Facciamolo sanguinare un altro po'. Perry fatto, attacco pesante. Che soddisfazione, ragazzi. E adesso un po' di sedativo. E tu te ne vai a fare di là. Ok, continuiamo da questa parte. Ho un altro serpentozio, un altro pagliaccio. Non mi piace per niente. Meniamolo, facciamolo sanguinare. Perry. Schiattiamo il palloncino schifoso. Perry anche al pagliaccio. Te ti mettiamo a cuccia. Te ti meniamo. È bello che possiamo praticamente rompergli i palloncini velenosi, e se gli rompiamo vicino, ragazzi, si avvelena lui al posto nostro. Questo liquido penso che non è la dieta normale di queste creature. Vuole prendere l'ascia? Suona odora familiare, ma non sono riuscito a leggere tutto, ragazzi. Proviamo a raccogliere quest'ascia, è troppo lontana. Save imprinting wound. Saved. Quindi. Ah, è un punto di salvataggio. Ah, ok. Possiamo mettere i guanti. Li abbiamo solo raccolti e li abbiamo anche equipaggiati. Fatemi controllare. Li ha anche equipaggiati. Che ci dà un'armatura di 0.7. Un po' di rigenerazione della stamina. E anche però un ritardo del 10% nel recupero della stamina. Va bene, proviamo a tornare indietro. Sai, non credo che mi piacciono ancora i circhi. Si dice circhi, non l'ho mai detto circo al plurale, ragazzi. Perry, ma che campioni. Holly e Benji, però questo ci ha sfondati. Cerchiamo di ammazzarlo prima che attacchi di nuovo. Mettiamo la cuccia. Un po' di sangue da me. Aia. Perfetto. Non ce la stiamo cavando troppo male. Almeno per il momento direi che va tutto bene. Torniamo indietro. E il Mimic, lo sapevo. Ce l'hai fatta? Ah, bel carino. Questa è la tua ricompensa. Una vera ricompensa da eroe. Ma perché non mi aspetto niente di buono? Ci ha buttato i soldi appresso e ci ha massacrati quei soldi. Vabbè. Abbiamo preso un sacco di soldi però intanto. È un altro salvataggio? Ok. Vabbè. E torniamo dai proprietari del circo. Un altro pagliaccio. Pure te dobbiamo menare. No, te non ti dobbiamo menare. Te stai ancora a fare la pipì. Torniamo indietro. Ancora. Ma ci minano con i soldi, ragazzi. Vorrei che minassero anche me con i soldi nella vita vera. Ma perché? Mi sono pure menato da solo. Ma che coglio. Amico, abbiamo visto un po' che è successo là dietro, eh. Abbiamo fatto tutto, abbiamo risolto tutto. Sì, siamo tornati. Ah, voglio dire, bel lavoro, amico. Quindi? Per i tuoi fastidi troverò qualcosa con cui pagarti più tardi. Ma vabbè.
Va bene ragazzi, io direi che questo gameplay può finire qui. Spero che il gioco abbia catturato la vostra attenzione almeno quanto ha catturato me. Se così fosse lasciatemi un apprezzatissimo mi piace. Qualora non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei futuri video. Seguitemi inoltre sui vari social che trovate qui al lato in descrizione, sul mio canale Telegram e su quello di Videogiochi News con le loro micidiali offerte sul mondo gaming. E anche per oggi questo è tutto dal vostro The Prince, io come al solito vi abbraccio fortissimo e ricordate, giocate con passione, alla prossima e ciao a tutti!